Grazie. Lega Salvini Premier. PSDAZ, per essere precisi. Grazie Presidente, solo per ribadire nell'Aula quella che è stata la nostra posizione come Lega alla conferenza dei Capigruppo, molto chiara, nel senso che nessuno vuole negare una discussione su un argomento così delicato e importante come l'alta velocità al Parlamento. Però visto che è un argomento delicato ma anche molto complesso, è giusto aspettare che arrivi ufficialmente l'analisi costi-benefici e solo dopo allora saremo pronti a venire in aula a discutere. Quindi nessuna volontà di non voler trattare l'argomento, anzi noi non l'abbiamo mai nascosto, la Lega è a favore dell'alta velocità, però giustamente abbiamo anche sottoscritto un contratto di governo con i nostri partner dove si prevede una revisione dell'opera alla luce di quella che è un'analisi costi-benefici. Quindi con perfetta coerenza noi ci comportiamo in questo modo. Quindi quando arriverà l'analisi costi-benefici saremo pronti e arriveremo molto probabilmente con una mozione di maggioranza, ovviamente che sarà figlia di un accordo e di un compromesso su questo tema importante da parte della formazione di governo. Grazie.